Faccia a tutti ragazzi, qui è Canlu e benvenuti in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, questo video tratterà dei miei obiettivi per il 2021. Innanzitutto vorrei iniziare questo video augurandovi un buon anno. Abbiamo passato tutti, immagino chi più chi meno, dei brutti momenti di questo 2020, sperando che questo 2021 possa riservarci molte più cose belle e molte meno cose brutte. Volevo iniziare ragazzi vuol dirvi che, come avrete già notato sicuramente, da almeno 3-4 settimane sto iniziando a spostare il video schedulato da sabato a domenica. Questo perché il sabato ci sono molte meno persone online ed è difficile raggiungere più impressioni, quindi più persone, e sostanzialmente faccio meno visualizzazioni. Questo è il motivo per il quale ho deciso di spostare questa tipologia di video la domenica. Iniziamo subito col video, i miei obiettivi per il 2021. Però prima vorrei raccontarvi quali sono stati, o quali probabilmente erano, i miei obiettivi per il 2020. Non avevo obiettivi per il 2020, in tutta la mia vita non mi sono mai dato obiettivi. Devo essere sincero con voi, mi sono sempre sentito stretto in questa... in questo mondo di doversi dare gli obiettivi per raggiungere un determinato scopo. Non sono mai riuscito a farlo perché mi sentivo veramente imprigionato, come se fossi obbligato a farlo, come se fossi obbligato a raggiungere quell'obiettivo. Ed è il motivo per il quale non l'ho mai fatto e neanche ci ho mai provato. Ed oggi, gennaio 2021, ho deciso di provare. Essendo cresciuto, magari sarà cambiato il mio modo di pensare, a darmi degli obiettivi. Voi vi siete dati? Nel 2020 li avete rispettati? Quali obiettivi vi darete per questo 2021, ragazzi? Sia lavorativamente parlando, personalmente, quindi in ambito di relazioni sentimentali, eccetera, e anche perché a livello salutare, del vostro comunque privato inteso come voi. Fatemi sapere sotto nei commenti. Andiamo al video. Ok, voglio iniziare col dirvi con il mio obiettivo, uno dei miei obiettivi secondo me il più importante, sia a livello di personale, salutare, e sia a livello di influencer. Questo perché ho fatto da poco un post su Instagram, non so se l'avete visto o meno, questo è il post che ho fatto, lo lascio qui, vi lascio anche il link in descrizione se volete andarci. Come potete vedere anche dal post, sono un po' ringrassato. Questa quarantena mi ha portato un po' a ringrassare, sono stato molto pensieroso, sono stati giorni in cui sono stato malissimo, sia a livello mentale che fisico, come tutti del resto, sostanzialmente non sono l'unico che è stato male sicuramente, l'ho vissuta molto male. E ho preso chili e ho accumulato anche molta tristezza. Ne sono ovviamente uscito, spero ne siete usciti anche voi. Ed uno dei miei obiettivi che mi sono prefissato è ritornare con la pagnottella come un tempo, per chi sa i meme del canale, ecco, con una pagnottella come il tempo. E ho voluto fare questa iniziativa del post su Instagram per farvi vedere che una persona, anche se non gli piace il proprio corpo, non se ne dovrebbe comunque vergognare. Questo è il messaggio che volevo dare tramite quel messaggio, che io in questo momento, cioè, non dico che non mi piaccio, però potrei stare molto meglio. E farlo vedere a tutti, voglio che sia un modo per voi, per farvi capire che non dovreste mai vergognarvi davanti a nessun altro solo perché siete leggermente grassi, pensate che siete leggermente brutti, pensate che siete bla bla bla. Ragazzi, c'è una frase che io mi porterò nella tomba, che credo che sia il dogma col quale vorrei vivere tutta la mia vita, ed è: tutto quello che importa è come voi vedete voi stessi. È tutto quello che importa, ragazzi. Non c'è nient'altro che importa, perché quando qualcuno vi vede e dice: cazzo, quello è veramente una bella persona, è veramente, scusate per la parola, è veramente una bella persona, è veramente bello, è ricco. Quando andrete a letto, ragazzi, se non siete voi che pensate quelle cose di voi, sarete male lo stesso. Quindi dovreste mettervi sempre davanti e valutarvi, e se non siete felici, cercare di fare qualcosa che vi renda felici e combattere la vostra tristezza. E questo è il motivo per cui ho fatto questo post. Nel post vedrete tutte una didascalia nel quale dirò se anche voi volete partecipare a questa iniziativa. Magari vi sentite un po' più grassi, volete un po' dimagrire, vi sentite un po'... non vi sentite a vostro agio al vostro corpo, mettete una foto sul vostro social con l'hashtag ThePressure, possibilmente Instagram. Io ovviamente la vedrò, e questo dà la possibilità magari ad altre persone di vederla e di farsi coraggio anche loro. Questo è sostanzialmente il messaggio che volevo mandare, che tutti ce lo possono fare, e tu che mi stai guardando non sei da meno. Io credo in te. Un altro obiettivo che mi sono dato e che non mi sono mai dato in tutta la mia vita da influencer o da youtuber è cercare di arrivare a un tot di iscritti. Quest'anno voglio puntare ai 55k iscritti. Perché?
così poco, voi direte. In realtà il mio canale è stato un canale che è cresciuto molto in determinati momenti, perché ha seguito il flusso degli Uncut. C'è stato un momento nel quale nel 2017 gli Uncut andavano tantissimo di moda, andavano tantissimo, e quindi il mio canale ovviamente è cresciuto di conseguenza. Pian piano quando gli Uncut sono andati a diminuire di influenza, ovviamente il mio canale non ha più preso iscritti, tanto che da novembre, anzi da settembre a novembre, ho addirittura perso 250 iscritti. Poi ho deciso a dicembre di investire sul mio canale YouTube, prendere due ragazzi che fanno da editor, che sono Dave e Dorin, che il video di Dave esce il martedì e il video di Dorin esce il giovedì, e poi c'è il mio, quello che edito io, che esce la domenica, e per cercare di portare questo canale più avanti, perché ho capito quanto io ci tenga effettivamente a YouTube, forse anche di più di Twitch, perché ci sono nato su YouTube e ci sono cresciuto, ed è il motivo per il quale voglio cercare di portare il mio canale a livelli un po' più alti, ed è il motivo per il quale sto dando tutti questi egg lights, e spero vi piacciono, e vedo che in realtà c'è un riscontro molto molto positivo. Quindi il mio obiettivo per quest'anno, per quanto riguarda YouTube, è cercare di arrivare a 55k iscritti. Nel caso in cui dovessi vedere che magari verso agosto siamo già a 55k, magari darmi un nuovo obiettivo e fare la fase 2 degli obiettivi. E poi arriviamo ovviamente anche alla soglia di Twitch. La soglia di Twitch, cosa voglio come obiettivo nella mia soglia di Twitch? Allora, ho vari obiettivi per Twitch, sia che dipendono direttamente da me, e sia che dipendono indirettamente da me. Vi parlo prima di quelli che dipendono indirettamente. Parlo di arrivare almeno a 1500 subscribers con Twitch. Perché ve ne parlo indirettamente? Perché anche se faccio tantissimo lavoro, non è detto al 100% che il mio lavoro venga retribuito in quel momento, e non magari tra due anni, con i sub che tra virgolette potrei meritarmi o meno, ovviamente. Quindi uno degli obiettivi è cercare di arrivare a 1500 subscribers iscritti al mio canale Twitch. Mentre per gli obiettivi diretti c'è un grande, grande cambiamento da parte del mio canale. Voi sapete, sono sempre stata una persona che ha portato tendenzialmente il 97% delle volte League of Legends. Qualche volta giocavamo a poker, qualche volta giocavamo a casino, qualche volta just chatting e raramente altro. Da quest'anno ho deciso di portare un po' più di variety, portare comunque League of Legends come principale gioco del mio canale, quindi all'incirca un 70-75%, quindi sicuramente League of Legends non mancherà mai sul canale, perché a me piace League of Legends, quindi di certo non lo vedrò mai, ma portare più giochi, come potrebbe essere Rocket League, come potrebbe essere Relations agli Horror, Just Chatting con voi, COD, qualsiasi gioco ci possa venire in mente, provare a portarlo in live e vedere com'è il riscontro con il pubblico. E questo è un cambiamento diretto che vorrei fare con Twitch. E l'altro cambiamento, che richiederà a me molte molte energie, perché voi che magari siete dietro uno schermo non vedete quanto potrebbe essere faticoso un lavoro come Twitch. Poi io vi parlo di me, nel senso, io faccio Twitch, stacco, vado su Twitch, prendo i video del canale di Twitch, li carico sul canale Uncut, cerco di fare le miniature quando posso, se posso, non posso, se ci riesco, se no li lascio senza miniature. Un po' mi dispiace farlo, vi dico la verità, mi sento in colpa, però e li carico, e poi faccio il video editato per il sabato. Quindi in realtà ho molto lavoro dietro rispetto a quello che magari hanno altri miei colleghi. E poi ho anche altre passioni. Dopo ho iniziato a studiare i mercati finanziari, e tra l'altro è un mio obiettivo successivo, lo vedrete dopo, più in là nel video. E sto cercando di iniziare a studiare un po' il poker, perché è un mondo che mi piace, sono mondi che mi piacciono e voglio interessarmi. Quindi il tempo è veramente poco, ma cercherò di essere molto ma molto più costante di Twitch, su Twitch. E cosa intendo con costanza? Intendo circa streamare 8-9 ore al giorno, 6 giorni su 7, tranne magari quella settimana che mi vado in vacanza, ovviamente, come tutti del resto, ecco, quella piccola pausetta che serve sempre per prendere lo scocco. Questo è per quanto riguarda gli obiettivi di Twitch. Quindi 1500 subs e arrivare a una costanza di una media di 50 ore settimanali, più portare più giochi e più intrattenimento, quindi più content sul mio canale YouTube. Un altro piccolo obiettivo che mi sono dato, ragazzi, è arrivare a 10.000 followers su TikTok. Se non mi seguite su TikTok, vi lascio il link in descrizione, seguitemi perché faccio video solo di qualità. Al bacio. Ragazzi, per me un altro obiettivo molto molto importante, perché non sono mai stato un lettore nella mia vita, è quello di provare a raggiungere la lettura di un libro al mese per quanto riguarda quest'anno, quindi in un totale di 12 libri all'anno. Sono pochi per molti, ne sono più che sicuro, ne sono quasi certo, però essendo non essendo stato un gran lettore, e soprattutto non avendo troppo tempo, purtroppo mi spiace perché vorrei averne di più tempo, ma purtroppo veramente non ne ho in questo momento. Anche se cerco di trovare spazi, non riesco a trovarli, magari semplicemente depressione, non lo so, speriamo di no. E voglio iniziare appunto a leggere più libri. Inizierò con un libro al mese, poi se vedrò che ho un andazzo che posso permettermi di leggere più libri in un mese, lo farò. E il primo libro che ho letto a dicembre è stato Il metodo Warren Buffett, che chi lo sa, anzi a novembre, chi lo sa, può
c'è chi lo sa, mi ha visto in streaming che ne ho anche parlato, parla di come questo investitore, Warren Buffett, è uno dei più conosciuti e ricchi al mondo di, per quanto riguardasse appunto i mercati nazionali, arrivò a questo livello. Come ci arrivò? Ma non parla proprio esattamente come investire nei mercati, ma fa un'infarinatura generale di cosa sono e come possono permetterci di vivere magari un futuro migliore, sostanzialmente, cioè vissuto da Warren Buffett, ovviamente, quindi dal suo punto di vista. L'ho trovato molto interessante e questo mi ha spinto a comprare quest'altro libro, che sarà la lettura di gennaio. Sono già arrivato super giù a un terzo. Questo libro, ragazzi, spiega in maniera più dettagliata e più tecnica cosa sono gli strumenti finanziari, quali sono, a cosa potrebbero servire a noi, soprattutto giovani, come sfruttarli, quali potrebbero essere i strumenti migliori per vari investitori, ovviamente, e vi faranno anche un'infarinatura generale di come approcciarti a questo mondo e di come creare un tuo portafoglio. Poi, ovviamente, anche questo è un libro abbastanza basic level e successivamente a febbraio ho già pensato a che libro comprare. Poi magari ditemi se volete magari una rubrica nel quale vi, mese per mese, vi do questo resoconto di come stanno andando gli obiettivi. Potrei anche farlo, preferirei farlo trimestralmente, però questo dipende anche da voi. E questo è il libro che andrò a completare a gennaio. Vi lascerò, ragazzi, tutti i link in descrizione nel caso in cui vogliate approfondire anche voi le vostre conoscenze. Tramite il mio referral link Amazon, ovviamente riceverò anche un piccolo guadagno da ciò, ma voi non pagherete nulla in più. E come avrete capito, quando vi parlo che non ho troppo tempo, intendo anche perché sto per dirvi con intenzione di tornare ad investire anche parte del mio tempo per quanto riguarda il poker. Questo perché? Perché a me il poker piace, a me appassiona, mi appassiona la scienza che c'è dal poker e sono innamorato di questo gioco. Molti potrebbero chiamarla dipendenza, io la chiamo passione. Non ne posso fare a meno, cioè io veramente non ne posso fare a meno perché mi piace proprio giocarci, ma non è una questione di soldi, è proprio l'adrenalina che c'è quando si gioca al gioco, ovviamente controllata da uno stato mentale corretto per approcciarsi al gioco, ovviamente, sennò sarebbe semplicemente gambling, quindi semplicemente ludopatia, e in quel caso ovviamente non andrebbe bene. Molti mi hanno chiesto anche, ragazzi, che tipo di lettura ho fatto per quanto riguarda i libri di poker. Io ho letto solo il primo capitolo dei libri che troverete in descrizione per quanto riguarda il poker, quindi Vincere tornei una mano alla volta 1. Il secondo e il terzo non li ho letti, ve li lascerò comunque in descrizione nel caso in cui vogliate approfondire questa, se il primo vi è piaciuto e volete approfondire questa conoscenza riguardante il poker. È un libro sul mindset del poker, ora, che poi sicuramente vi servirà anche nella vita reale, è approcciato al poker ma nei piccoli aspetti della vita lo ritroverete sicuramente. Oltre a ciò, voi magari adesso vi starete chiedendo perché non ho continuato le letture con i capitoli del 2 e 3 riguardante il libro di poker. Perché ho investito i miei soldi in videocorsi, in video lezioni in inglese. Il sito si chiama Tournament Poker Age, free ads perché non mi hanno pagato niente per farlo, però vi dico semplicemente che si chiama così. Scrivendo TPA in teoria dovreste trovarlo anche su Google, ed è il motivo per il quale ho smesso di studiare sui libri, perché mi sono trovato molto molto meglio a studiare tramite un videocorso piuttosto che su un libro. Tutto qua. Se vedete un'illuminazione diversa rispetto ai video di prima è perché sto registrando questo video dopo, e visto di fare già notte ovviamente è meno illuminato rispetto ai video di prima. Lo sto facendo per dirvi due cose, che un altro obiettivo importante che mi sono predisposto di avere è quello di avere almeno 10 copiatori entro il 2021 su eToro. 10 alla fine in realtà sono pochi, il problema su eToro più che altro è partire, iniziare, perché una volta che raggiungi 5-6 copiatori riesci a raggiungere anche molti di più se fai un ottimo lavoro a livello di statistiche, però questo era anche un altro piccolo obiettivo volevo dirvi. E un'altra cosa che volevo dirvi, ragazzi, è dall'esperienza di un ragazzo di 24 anni, è che c'è una cosa nella vita che voglio dirvi, magari potrebbe cambiarvi l'idea, potrebbe risultarvi una cazzata o dire semplicemente grazie al cazzo, no? È che c'è una risorsa che abbiamo tutti e possiamo sfruttare tutti, e si chiama tempo, ok? Sfruttatela nella maniera più corretta per la vostra vita, non buttatelo via, ok? Non sono i soldi, non è nient'altro, il tempo ce l'abbiamo tutti nella stessa quantità, sfruttatelo bene. Bene, ragazzi, questo era il video per i miei obiettivi. Io vi ricordo di scrivermi i vostri in descrizione e fatemi sapere cosa ne pensate dei miei, se pensate siano obiettivi giusti, non giusti, anche se poi ognuno ovviamente ha al suo punto di vista, però vorrei sapere il vostro pensiero sui miei obiettivi, tutto qua. Mi raccomando, voi scrivete i vostri, iscrivetevi al canale YouTube se ancora non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram, su Twitch.tv e su TikTok, e un faccio a tutti, ragazzi, dal vostro canale Lupo. Vi auguro uno splendido 2021, veramente, dal profondo del cuore. Ciao, ragazzi.